Amen. Oh, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, Dio vivente. Padre Celeste, ti ringraziamo. Alleluia. Dio eterno, ti adoriamo. Oh, alleluia. Cristo, potenza che libera. Gesù Cristo, potenza che libera. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Voglio dire, oh, benedetto il nome del Signore. Tutta la mia vita. Alleluia, alleluia. Che Gesù Cristo. Alleluia, nel nome di Gesù. Potenza che libera. Pace del Signore a tutti. Alleluia. Se hai problemi, il Signore vi benedica. Nella vita. Oh, alleluia, Signore, ti adoriamo, ti ringraziamo. Gloria a te, Padre, lavaci ancora con il sangue dell'agnello, alleluia. Manda il tuo fuoco, il tuo spirito, alleluia, la tua luce, alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia, vogliamo dirvi con gioia e con certezza. Alleluia, alleluia. Alleluia, Cristo, potenza che libera. Alleluia, nome di Gesù, re che rendere descere berechea. Spirito Santo, prendi il comando, ungi i nostri cuori, ungi la nostra mente, ungi la nostra gola per annunciare l'Evangelo. Alleluia. Oh, nel nome di Gesù. Alleluia. Signore, guidaci in questa lettura biblica. Amen. Potenza che libera. Nel nome del Signore, cari fratelli, invochiamo la potenza che libera. Oh, nel nome di Gesù, alleluia. Grazie, Spirito Santo. Potenza che libera. Oh, alleluia, alleluia, rinnovaci, Signore. Alleluia, purificaci, Signore. Illuminaci ancora, alleluia, nel nome di Gesù. Reca la paura. Oh, revele sai, alechia, alleluia, potenza di Dio. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo, guidaci in questa parola, dacci sapienza, dacci conoscenza, affinché la tua parola, Padre, possa illuminare il cuore di ognuno che ascolta, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, gloria al Signore, alleluia. Alleluia, illumina il cuore di ogni fratello, di ogni sorella che ascolterà, Signore, questa riflessione. Alleluia, apri i nostri cuori, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Dio del cielo, ti ringraziamo. Oh, alleluia, siamo qui radunati, Signore, insieme, Padre, nel nome di Gesù, per ascoltare la voce della tua parola, la voce della verità. La voce di Cristo, alleluia, la voce dello Spirito, Padre, Dio Onnipotente, allontana ogni distrazione, alleluia, che vuole disturbare, ogni interferenza, ogni pensiero, nel nome di Gesù, alleluia, scaccia via ogni dardo del nemico, ogni tenebra,
Alleluia, vogliamo avere una mente pura, un cuore irreprensibile verso i tuoi statuti, i tuoi insegnamenti. Padre, che la tua parola faccia breccia nei nostri cuori, ancora in questo momento, alleluia, alziamo la voce a te, Dio mio, per adorarti, per ringraziarti, nel nome di Cristo, amen, alleluia, il benedetto in eterno, amen, amen, amen. Gloria a Dio, il Signore vi benedica, carissimi, nella grazia, nella vera grazia del nostro Dio. È una gioia ritrovarci insieme, alleluia, per la lettura biblica quotidiana, la continuazione dell'Evangelo, alleluia, gloria a Dio, secondo Luca. Siamo arrivati, cari, nella fede, al capitolo 20, e vogliamo leggere insieme questa mattina, alleluia, vogliamo prendere questa razione di cibo spirituale. Amen, alleluia, vogliamo che il Signore riempia la nostra coppa, alleluia, sì Signore, fai traboccare la nostra coppa. In questo momento, Signore, che questa parola che stiamo per leggere riempia profondamente il nostro cuore di forza, di fede, di coraggio, di gioia e di ogni buona virtù che viene da te, Signore, alleluia. Fortifica, riempi, benedici ogni fratello, ogni sorella, Padre, nel nome di Gesù Cristo, il Signore della gloria, che ogni persona che ascolta riceva nuove forze, siano illuminati, guariti se c'è bisogno, nel nome di Gesù, amen, alleluia, gloria al Signore. Vangelo di Luca, capitolo 20, carissimi, nella grazia. Amen. Il titolo è del battesimo di Giovanni. Voglio leggere insieme a voi dal verso 1, dice così la santa ed eterna parola del nostro Dio. Amen. E in uno di quei giorni avvenne che, mentre egli istruiva il popolo nel tempio e predicava l'Evangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e gli dissero: dici, con quale autorità fai queste cose e chi è colui che ti ha dato questa autorità? Ed egli rispondendo disse loro: anche io vi domanderò una cosa e voi rispondetemi. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Alleluia. Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli avete creduto? Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta. Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. Allora Gesù disse loro: neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Alleluia, gloria al Signore. Che parola meravigliosa, cari fratelli e sorelle. Gesù Cristo ha sempre una buona parola per i nostri cuori. Amen. Gesù Cristo ha sempre una risposta per coloro che hanno bisogno, una parola di sapienza, una parola di conoscenza, una parola di incoraggiamento, una parola che illumina il nostro cuore. Amen, alleluia. Ecco perché il salmista, ispirato da Dio, disse: la rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. Cari che ascoltate, la parola del Signore illumina. Ancora oggi nel 2018
dopo centinaia d'anni, migliaia d'anni, secoli di storia, questa parola ancora oggi, alleluia, la Bibbia illumina il cuore dei semplici. Arrebeteca Mashaia, illumina il cuore degli ignoranti, degli indotti, dei ribelli. Questa parola è la parola della giustizia, la parola della libertà, è la parola della vita eterna, alleluia. Questa parola ti illumina oggi. Se tu avevi bisogno di una risposta, avevi bisogno di un aiuto, avevi bisogno di un intervento da parte del Signore, il Signore ti sta rispondendo, alleluia, perché Egli ha l'autorità. Oh, alleluia, Gesù Cristo ha tutta l'autorità. Amen, quanti dicono amen, gloria a Dio, Egli ha tutta l'autorità in cielo e sulla terra. Amen, alleluia, ogni potestà mi è stata data nei cieli e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni. Abbiamo letto qui Luca 20 verso 1 che in quei giorni avvenne mentre egli istruiva il popolo e predicava l'Evangelo. Fratelli e sorelle, il nostro Signore Gesù Cristo ci ha lasciato il sommo esempio. Amen, alleluia. Gesù ci ha lasciato l'esempio perfetto, l'unico esempio che noi dobbiamo osservare attentamente, alleluia. Vogliamo dire in questo momento: Padre, apri i miei occhi per vedere Cristo. Oh Padre, col tuo Spirito Santo, apri i miei occhi affinché io veda l'esempio di Cristo davanti a me. Ogni momento, ogni istante, Padre, che i miei occhi siano rivolti a Gesù, alleluia, l'autore e compitore della nostra fede. I nostri occhi devono guardare a Gesù. Tu non devi guardare all'uomo, tu non devi aspettarti niente dall'uomo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma beato l'uomo che confida nell'Eterno, nel Signore. Tu e io, noi non possiamo dipendere da un uomo. Io non posso dipendere nemmeno da me stesso, dalle mie facoltà, dalle mie capacità, perché io sono polvere, sono misero, povero, argilla sono. Alleluia, ma è lo Spirito Santo che mi dà l'intelligenza, è Lui che mi dà la vita, è Lui che mi dà la potenza, la facoltà, l'autorità, alleluia, di servire l'Iddio Onnipotente. Perciò io non devo confidare in me o in nessun altro o in nessun'altra cosa della terra. Io devo confidare soltanto nello Spirito del Signore, alleluia. Perché è Lui, cari fratelli, che dà la vita, è lo Spirito Santo che dà la vita, cari che ascoltate, noi dobbiamo confidare solo in Lui. Tu non puoi confidare nell'uomo, tu non puoi confidare nei discorsi umani, tu non puoi confidare nelle facoltà umane, nel denaro, negli istituti, nelle università, tu non puoi confidare nemmeno nei pastori, nei predicatori, tu devi confidare solo nel nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Perché è Lui, alleluia, lodato sia il suo nome, è Lui che dispensa lo Spirito. Amen. Fratelli e sorelle care, stiamo attenti, questa è un'esortazione per ognuno di noi, stiamo attenti a non commettere il tragico errore dei Galati, ai quali il Dio dovette dire: Galati insensati, voi che avete cominciato per lo Spirito, avete finito per la carne. Galati insensati, perché vi siete fatti ammaliare? Voi che avevate chiaramente davanti ai vostri occhi Cristo crocifisso, chi è che vi ha ostacolato per non ubbidire alla verità? Oh, alleluia, non perdere la tua fede, caro fratello, sorella. Amen, alleluia, non perdere la tua comunione con Dio. Oh, alleluia, carissimo, ascolta, te lo dico più forte. Tu devi confidare solo in Gesù, alleluia, e non nell'uomo, non nel fratello, non nel predicatore, non nel pastore, non in me, non in nessun uomo, perché noi siamo fragili e deboli.
è lo Spirito Santo che ci dà la potenza, alleluia, come adesso me la sta dando a me, alleluia, per predicare questo messaggio. Tu devi aggrapparti, alleluia, allo Spirito Santo, perché se no perirai nella valle delle ossa secche, perirai nella valle della confusione, nella valle della morte. Ma se tu ti aggrappi a Gesù, se tu ti aggrappi al Re dei Re, se tu ti aggrappi allo Spirito dell'Eterno, amen, anche tu potrai dire: quand'anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Amen. Non dice: io non temerei mai, io non temerò mai male alcuno perché io sono forte. Io non temerò male alcuno perché il fratello è con me. Io non temerò male alcuno perché il pastore è con me. Io non temerò male alcuno perché ho un bel lavoro. Non dice questo, fratelli. Non dice: io non temerò male alcuno perché ho un'assicurazione sulla vita. Non dice: non temerò male alcuno perché io ho una bella pensione. Alleluia. Ma dice: io non temerò male alcuno perché tu, Signore, sei con me. Alleluia. E dice la scrittura: geba terris kamayande le sui. Alleluia, lodato sia il Signore. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Alleluia. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi, fratelli? Alleluia, ripeto: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Forse i demoni, forse le potestà, forse il diavolo, l'afflizione, la fame, la tribolazione. Chi è che ci potrà separare dall'amore di Dio? Niente, fratelli, se Cristo per me è il vivere e il morire guadagno, io sono sicuro con Lui. Amen. Perché il Signore, il Messia, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, alleluia, l'Alfa e l'Omega, amen, alleluia, il Verbo, Egli ha tutta l'autorità sui cieli e sulla terra. E Lui ci ha lasciato l'esempio: amati nel Signore. Amen. Gloria a Dio. Ringrazio il Signore che sento la sua unzione che mi fa gridare la sua parola, fratelli. Oh, sento la sua forza, sento la sua grazia, sento il suo sostegno al di là delle mie tribolazioni. Alleluia. Posso dire: ebbene zer, sono più che vincitore in Cristo. Alleluia. E anche tu lo sei. Amen. Perciò non ti scoraggiare, non ti affliggere, non ti turbare. Se tu vivi in Cristo, tu sei più che vincitore. Fratello, sorella, ti ricordo questo. Da parte del Signore non temere le lotte, le battaglie, le avversità, i problemi che a volte vengono contro di te in famiglia o nel lavoro o nelle situazioni che ti circondano, ma confida fermamente nel Signore e alza la tua voce con fede, perché se tu hai fede quanto un piccolo granel di senape, tu potrai dire al monte: spostati, e il monte si sposterà nel momento della prova, nel momento della tempesta, della tribolazione. Tu ti devi alzare, alleluia, tramite la fede, seguendo l'esempio di Cristo. Quando i discepoli erano sulla barca e c'era una grande, una terribile tempesta, il Signore Gesù si alzò in mezzo alla barca, alleluia, Gesù si alzò e disse ai venti: fermati, alleluia, e disse alle onde: taci. Amen, alleluia. E venne una grande bonaccia, una grande pace, si fermò la tempesta. E anche noi, fratelli, Cristo vive in noi. Amen. La sua potenza, la sua autorità, come abbiamo letto qui, l'autorità di Cristo. I farisei, gli scribi, i sacerdoti erano meravigliati, erano stupefatti, erano invidiosi, alleluia, dell'autorità che aveva il figliuolo di Dio. Amen. E andarono lì a domandargli: chi è che ti dà questa autorità? Fratelli, questo è uno degli attacchi del diavolo, che vuole disturbare i servi di Dio. Ma chi è che ti dà l'autorità?
Chi è che ti dà l'autorità, Ansaldo, di andare a predicare nelle strade? Ma come ti permetti? Ma chi è che ti dà l'autorità di andare a predicare nelle piazze? Ma con quale autorità predichi l'Evangelo? Qual è il tuo diploma? Dove ti sei laureato? Ce l'hai il cartellino di predicatore riconosciuto? No, io ho l'autorità del cielo, alleluia. Oh, alleluia, il Padre mi ha chiamato per nome quando io ero perso nelle strade del mondo, alleluia. Un giorno quando io camminavo nel buio senza una meta, senza un obiettivo, una presenza mi fermò, alleluia, sul marciapiede e una voce dal cielo mi chiamò per nome e mi disse: Stefano, vai lì, alleluia. E lì, proprio lì c'era una comunità evangelica e quel giorno la potenza di Dio ha illuminato il mio cuore. Se io sono qui, alleluia, e con l'autorità di Gesù Cristo risorto, amen. E so che questo dà fastidio al diavolo, dà fastidio ai teologi, dà fastidio ai farisei, dà fastidio agli scribi, dà fastidio ai pastori mondani, ai pastori carnali, ai pastori tiepidi, ma Gesù Cristo ci ha dato l'autorità, alleluia, perché Egli chiama le cose che non sono, alleluia, come se fossero. Egli ha scelto le deboli, alleluia, le cose deboli per svergognare quelle forti, alleluia. Egli ha scelto le cose pazze per svergognare i sapienti. Oh, rebalai shurikandebia. Io ero un pazzo in questo mondo. Oggi il Signore mi dà l'autorità di predicare davanti a chiunque per la sua gloria e la sua lode, seguendo l'esempio del Maestro, che lui andava in ogni luogo. Come abbiamo letto in Luca 20, al verso 1, lui istruiva il popolo. Amen. Predicava l'Evangelo. Alleluia. Gesù Cristo spesse volte predicava fuori dal Tempio di Gerusalemme, predicava nelle sinagoghe, predicava davanti ai falsi ministri, ai falsi sacerdoti, ai falsi, oh alleluia, uomini di Dio che erano falsi. Sapete, i farisei, gli scribi, loro pensavano di essere depositari della legge, ma erano dei falsi, erano dei corrotti, erano degli ipocriti, erano dei sepolcri imbiancati. E la chia soma. E ancora oggi, alleluia, Gesù Cristo ci dà l'autorità di andare a predicare fuori dal Tempio, alleluia, dell'idolatria, fuori dalle cattedrali, fuori dal Duomo, fuori da qualunque posto, gloria a Dio, a predicare la verità. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto sia il Signore, a Lui sia tutta la gloria. Noi siamo servi inutili nelle mani del grande Re, l'Onnipossente, El Shaddai, il Dio di Israele. Alleluia, grazie Padre. E quando Gesù stava insegnando nel Tempio, cari nella grazia, vennero questi uomini, abbiamo letto qui, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani, mentre Gesù proclamava la parola, mentre il Maestro annunciava l'Evangelo, arrivarono questi uomini per cercare di interromperlo, di disturbarlo, di metterlo, diciamo così, alla prova, o di accusarlo, o di intimidirlo. E questi uomini vennero quando Gesù insegnava, perché ti voglio dire, quando noi vogliamo servire Dio, quando noi predichiamo l'Evangelo, quando noi annunciamo il regno di Dio, a volte troveremo degli impedimenti, degli ostacoli, delle opposizioni. Verranno contro di noi degli uomini malvagi, posseduti dal diavolo, anche se hanno il nome di religiosi. Questi uomini erano i capi dei sacerdoti, gli scribi, gli anziani, e loro vennero a disturbare la predicazione di Gesù. E così anche oggi, fratelli e sorelle, quante volte il nemico vuole scagliarsi contro i servi di Dio che predicano.
ma con l'aiuto del Signore noi non ci fermeremo davanti a nessuno, davanti ai capi dei sacerdoti noi non ci fermeremo, davanti agli scribi noi non ci fermeremo, come Gesù Cristo, alleluia, noi non ci fermeremo davanti ai falsi religiosi, ai falsi evangelici, nemmeno davanti ai falsi pastori che a volte criticano i veri servi di Dio, perché dà fastidio la verità, fratelli. La verità dà fastidio ai mondani, ai carnali, ai tiepidi, agli ipocriti, a coloro che hanno un cuore diviso, a coloro che amano il mondo, a coloro che professano Cristo, ma in verità il loro cuore è lontano da Lui. Questa verità dà fastidio. E allora cercano di fare tanti discorsi, come qui, e arrivarono a ostacolare Gesù mentre predicava. E gli dissero: dici, con quale autorità fai queste cose? Con quale autorità fai queste cose? Chi è colui che ti ha dato questa autorità? Come dire, Gesù, ma chi è che ti ha mandato? Gesù, chi è che ti ha dato questa autorità? Gesù, dov'è il tuo diploma teologico del Sinedrio o della scuola rabbinica di Gerusalemme? Dov'è il tuo attestato che hai studiato la Torah qui coi dottori a Gerusalemme? Dov'è il tuo diploma? Alleluia! Questi sono i discorsi ancora oggi. Fratello Ansaldo, ma chi è che ti dà l'autorità di predicare in quel modo? Ma non si fa così. Bisogna chiedere il permesso alle autorità, bisogna chiedere il permesso ai vigili. Ma smettetela di queste menzogne, non siate ipocriti, non siate ribelli, non siate bugiardi, non siate carnali, non siate oppositori dell'opera di Dio, perché altrimenti perirete. Oh, alleluia, state attenti a non litigare con Dio, gloria al Signore. Alleluia, non parlare delle cose che non sai, non parlare delle cose che non capisci, non ostacolare la predicazione dell'Evangelo. Se tu nemmeno predichi, ti vergogni di predicare, sei un incravattato, un pastore incravattato col pulpito, ma ti vergogni, hai paura di predicare fuori, ipocrita. Devi prendere la potenza di Dio, alleluia, devi cambiare il tuo modo di vivere, alleluia, devi consacrarti, gloria al Signore. Con quale autorità fai queste cose? Dov'è il tuo diploma teologico? Dov'è il tuo diploma ministeriale? Dov'è il cartellino della nostra denominazione? Ma come mai vai così a evangelizzare? E alcuni dicono: tu sei un disordinato, tu vuoi fare di testa tua, tu non ubbidisci a nessuno. Ma è il Signore che ci chiama, alleluia. Oh, grazie Padre per questa presenza. Oh, alleluia. Oh, alendare Matea che Massaia. Alleluia, i veri uomini di Dio non dipendono, alleluia, da un diploma teologico. Non dipendono da un cartellino ministeriale. Gli uomini di Dio dipendono dall'unzione del Santo, alleluia. Ce l'hai tu l'unzione del Santo, ce l'hai l'autorità di Gesù per scacciare i demoni, per scacciare il diavolo, ce l'hai l'autorità di scacciare le tenebre, alleluia, ce l'hai l'autorità. Oh, alleluia, per avere l'autorità noi dobbiamo essere uomini consacrati. Noi dobbiamo, oh alleluia, vivere in comunione con il Padre, come Gesù. Gesù viveva costantemente nella comunione del Padre. Amen, alleluia. Gesù disse: io non sono di questo mondo. Alleluia, il mio regno non è di questo mondo. Ecco perché il Figlio di Dio aveva la potenza, l'autorità. I demoni tremavano, i demoni gridavano, perfino i demoni si prostravano e dicevano: tu sei il Figlio di Dio. Alleluia, la barashara mataya. Il vero uomo di Dio si deve riconoscere non da una cravatta, non da una bella camicia, non da una bella giacca, non da un diploma, da un cartellino o da un titolo ministeriale. L'uomo di Dio si riconosce perché vive in santità, alleluia, perché vive nello Spirito, perché vive nell'unzione, perché quando apre la sua bocca, oh alleluia, c'è un messaggio diverso, alleluia, dalla massa, un messaggio unto, un messaggio vivo, alleluia,
un messaggio che scende dal cielo. Oh, alleluia, dal cielo scende la benedizione. Alleluia, non essere come gli scribi e i farisei che volevano questionare l'autorità di Gesù. Alleluia, sii umile, abbassati, piegati, prostriamoci, riconosciamo l'autorità di Cristo, riconosciamo la potenza di Cristo. Alleluia, riconosciamo che il suo nome è al di sopra di ogni nome, che noi dipendiamo da Lui. Alleluia, consacrati al Signore, sarai un vero uomo di Dio, c'è ancora tempo. Se forse tu sei un ministro che vive solo di esteriorità, che vive solo di una posizione ministeriale, ma non vivi nella consacrazione, non vivi nello Spirito, se tu sei un ministro solo di nome, ti voglio dire questa mattina, c'è ancora tempo. Alleluia, grida al Signore di liberarti dal fosso dei leoni, grida al Signore di liberarti dalla valle delle ossa secche, perché Gesù dice a qualcuno dei suoi cosiddetti ministri: tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Se tu sei uno di questi, ti voglio dire, grida a Gesù che ti risusciterà in questo momento, e tu vedrai l'autorità del Figlio di Dio, l'autorità, alleluia, che Lui ha, l'autorità, la potenza, la gloria del Figlio di Dio, alleluia, perché sua, oh, alleluia, sua è la potenza, gloria al Signore, perché Lui ha l'autorità. Oh, alleluia, alleluia, Gesù ha tutta l'autorità, alleluia, Gesù ha tutta la potenza, alleluia, tu hai bisogno di conoscere l'autorità del Signore, alleluia, devi consacrarti e tu riceverai l'autorità di Gesù Cristo, alleluia, gloria al suo nome, alleluia, alleluia. Oh, Abba Padre, che questa parola illumini ogni cuore, che questa parola trasformi, questa parola liberi, Signore, nel nome di Gesù. Oh, alleluia, alleluia, sì, Signore. Ramatai Shekea, ho visto la divina visione. Gloria al nome di Gesù Cristo, il nome al di sopra di ogni nome. Non temere, non temere, aggrappati al Cristo vivente. Alleluia. Abbandona la tua religiosità, abbandona i tuoi discorsi, abbandona le tue vedute, aggrappati a Cristo, alleluia. Ora mai scerebe kenda la barassaia. Alleluia. Alleluia. Gesù sei. Oh, rabatica bateca basso. Alleluia. Chiedi autorità a Dio. Chiedi potenza a Dio. Chiedi di riempirti della sua forza. Alleluia. Alleluia. Umiliati davanti all'autorità del Figlio di Dio. Alleluia. Tu la potrai esercitare. Gloria al Signore, ebra il fondo. Oh, brachita batea sai. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Signore, spezza i legami, alleluia. Nel nome di Gesù. Oggi il Signore parla a te. Oh, alleluia. Lacrime, afflizione, Gesù vuole asciugare le tue lacrime, alleluia. Oh, alleluia, non temere. Gesù ti dice: non temere, aggrappati al Re di gloria, la colonna vivente, alleluia. Oh, Re Betai Sikamala, prendiamo la forza, Gesù.
alleluia. Grazie Padre, l'autorità viene dal cielo, da Dio, alleluia, alleluia. Grazie Padre, la chiamata viene dal cielo, l'unzione viene dal cielo, la sapienza viene dal cielo, il ministero viene dal cielo, alleluia, la parola viene dal cielo, alleluia. Vogliamo ricevere da te Gesù. Alleluia, alleluia, ricevo da te Signore Adonai Yeshua. Ti adoro Gesù, anche se ci sono opposizioni, tribolazioni, avversità, noi abbiamo la vittoria nel nome di Gesù. Amen, alleluia. Signore, svergogna i tuoi avversari. Alleluia, svergogna gli oppositori. Alleluia, abbatti le fortezze, Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Grazie, Padre Celeste, Dio della gloria. Ogni ostacolo io passerò. Alleluia. Oh, andiamo avanti guardando solo a Gesù, l'autore e compitore della nostra fede. Guardiamo solo al Signore Gesù Cristo. Alleluia. Oh, alleluia. Ci rifugiamo in te, Signore. Illumina ogni cuore che ha ascoltato la parola, Padre, nel nome di Gesù. Oh, alleluia. Grazie, Padre. Oh, alleluia, Re del Cielo, ti ringraziamo per questa parola, Padre d'amore. La tua parola è verità. E noi, Signore, ancora la riceviamo nei nostri cuori senza controbattere, ma la tua parola è verità, Signore, ed essa ci illumina, ci libera, ci santifica. Che questa parola, Signore, compia il suo effetto in ogni cuore, mio Dio, in ogni mente, in ogni anima, nel nome di Gesù Cristo. Converti, libera, guarisci, trasforma ogni persona, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Padre, che questa parola porti guarigione, liberazione, un incoraggiamento che viene dall'alto, alleluia. Padre, grazie, e a te vada tutta la gloria, mio Signore Gesù Cristo. Oh, io sono un servo inutile, grazie, perché solo tu hai parole di vita eterna, Signore. Alleluia, ti ringrazio. Alziamo le mani davanti al Signore in segno di gratitudine. Alziamo le mani, alleluia. Diciamo, Signore, tu sei il Maestro, il Re della mia vita. Gesù Cristo, tu sei la via, la verità e la vita. Io ti voglio seguire ogni giorno. Aiutami, Signore della gloria, Gesù, aiutami, alleluia, a seguirti ogni giorno. Nella verità e nella giustizia, nella vera fede. Alleluia, grazie Padre, oh alleluia, nel nome di Gesù. Amen. E che ora la pace di Dio, il Padre, alleluia, l'amore di Gesù Cristo, suo Figlio, e che le consolazioni e la potenza dello Spirito Santo rimangano con tutti noi da ora in eterno. Gloria al Signore. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Rebatai shokendamia. Oh, il Signore vi continui a benedire, carissimi. Vi saluto nell'amore di Gesù Cristo. Amen. È una gioia essere insieme giorno per giorno in questi appuntamenti di grande benedizione con la parola di Dio. Pace del Signore a tutti. Continuiamo a guardare a Gesù, il Re della gloria, benedetto in eterno. Amen, amen, alleluia.